Ancora in azione il comitato abusivi Case Popolari di Licata, che stamattina si è riunito davanti il Palazzo di Città per reclamare il proprio diritto di regolarizzazione dei contratti delle case popolari, nonché per chiedere, attraverso una lettera aperta, un incontro imminente con il neoprefetto di Agrigento, Francesca Ferrandino, che proprio oggi vede il suo insediamento, dato che Umberto Postiglione, da prefetto di Agrigento, ha assunto la carica di vice capo vicario Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione. Un appello disperato è quello che ormai si sente dalle vive voci di coloro che abitano in queste case popolari, spesso senza un lavoro, cercando di districarsi in una situazione non priva di ostacoli. La situazione è un poco critica perché il prefetto oggi si inserisce ad Agrigento, noi abbiamo mandato un nostro collega delle case popolari, comitato abusivi, per protocollare questo atto qua, siamo tutti qua con le famiglie, bambine, donne, mercoledì devono fare gli sfratti, ci vogliono buttare fuori come le bestie. Ora, noi diciamo tutti nel comitato delle case popolari, mercoledì noi siamo a casa, dicono che vengono perché noi non usciamo fuori. Ora siamo tutti qua a Palazzo di Città e non usciamo neanche fuori. Qualcuno vi ha ricevuto stamattina? No, nessuno, ancora nessuno. Quindi si dice che gli sfratti dovrebbero iniziare mercoledì. Dicono mercoledì. Ora noi diciamo alla signoria vostra, signora Eccellenza Prefetto, se ci riceve e se ci può dare una clemenza che ci può sistemare, che noi vogliamo pagare, ci vogliamo mettere a regola come tutte le altre persone. Giustamente quelle assegnatarie hanno anche diritto. Però loro devono fare le verifiche che hanno le case popolari, le persone che hanno proprietà, vigili urbani che hanno case popolari, poliziotti che hanno case popolari, persone che se la passano bene, che hanno due o tre case. E purtroppo, signori miei, la cosa qua è un poco drammatica, un poco critica. Quindi voi avete intenzione di rettificare tutto, quindi di mettere tutto a regola, però il tempo stringe, ovviamente mercoledì e dopodomani. Stringe, stringe, arriva Scaringi. E infatti noi ora esprimiamo il limone perché vediamo che cosa c'è da fare. In questo momento tantissime persone sono salite su. Tutti sono il sindaco, poi moglie e bambini preoccupare qua la del sindaco, vediamo che cosa ci devono dire oggi, se domani il prefetto ci riceve a noi. Questa è una pacifica protesta, manifestazione pacifica e calma, perché abbiamo moglie e bambini qua. Siamo gente per bene, non siamo gente che fa casino, però vogliamo essere regolarizzati, tutto qui. E durante la giornata che cosa avete intenzione di fare? Nel momento in cui magari adesso non. Di restare qua. Se non ci riceve nessuno, restiamo qua. Restiamo qua. Ora loro, i signori che sono qua, che ministro della città, contattano il prefetto e gli dicono: guarda, c'è questa situazione qua legale. Ci sono 80 persone con moglie e bambini solo sul Palazzo di Città. Se ci può incontrare il prefetto domani, noi andiamo tutti in prefettura. Se no venga il prefetto qua a Licata, perché deve venire a Licata anche, perché Licata esiste. Cioè, non è che Licata non esiste sulla carta geografica, non c'è né lavoro. Siamo in miseria, è un paese pieno di spazzatura. Abbiamo un problema con l'acqua, abbiamo anche un problema con Gesù Cristo nostro, a che siamo in vita, a che non ci siamo più. Abbiamo un problema, la società è in tutta, è una brutta situazione in questo paese che esiste, che facciamo schifo. Cioè, proprio chi è che ci amministra e tutte Licate, vecchi amministratori, nuovi amministratori, facciamo schifo, che non sanno gestire Licata bene, perché la criminalità la vogliono loro, va. Perché loro che cosa pensano? Che ci buttano fuori di casa i nostri figli e che strada devono fare? Che non abbiamo né lavoro, non abbiamo niente alle case, non c'è niente. Cioè, già le persone lo sanno, però l'Interland, le TV giustamente girano nell'Interland, però dall'alto carico non sa nessuno niente. Che qua alle case, carissimi politici, vi dovete vergognare perché non siete capaci di far arrivare le cose all'alto, agli alti poteri. Che qua alle case siamo in mezzo alla merma. E ci siete anche voi dentro la merma, cioè non pensate che voi siete superiori agli altri, che questa, perché io sono un essere umano, mi sento essere meglio di voi, in tutto ciò che siamo economicamente, siamo senza lavoro e senza niente. Sarà mercoledì, a quanto pare, il giorno decisivo in cui saranno messi in atto ben 52 sfratti. Intere famiglie con bambini, anche in tenera età al seguito, stamattina hanno deciso di occupare quindi l'aula consiliare per fronteggiare il tempo che scorre inesorabile e che vedrà, nel caso in cui la situazione non venisse risolta a breve dall'amministrazione comunale di Licata, regolarizzando le famiglie, molte persone senza un'abitazione in cui crescere i propri figli.